I primi passi di Fabio B sono, diciamo, stati nel lontano 1987 alla discoteca Hollywood di Milano, dove ho cominciato a, diciamo, a fare il DJ e a suonare anche musica hip hop. I primi passi invece per quanto riguarda il mondo radiofonico sono stati verso la metà degli anni 90, 94-95, diciamo che quelli più anziani, vecchiotti si ricorderanno il programma 1212, dove appunto ha cominciato anche Axe a fare così, tra virgolette, il DJ. Dopodiché dal 2006 ho cominciato a collaborare anche come produttore per Axe, facendo diversi brani nei suoi album, e adesso ultimamente ho prodotto questa, diciamo, sorta di, non chiamiamola compilation perché è una brutta cosa da dire, però un album, un progetto dove mi sono avvalso della collaborazione di tanti artisti, tra i quali Axe, Mischilla, Corveleno, poi ci sono svariati nomi, che adesso non voglio fare tutto l'elencone, quello classico, Mondo Marcio, Space One, bla 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 bla, insomma, tutti. Il mio progetto è nato così, quasi per caso, anche perché io produzioni barra progetto ne avevo fatte anche di tutt'altro genere, di tutt'altro tipo, e per più volte. Questa è nata circa 3 anni fa, facendo quella famosa traccia che si trova su YouTube, che è stata una collaborazione con Axe e con DJ Graf, collaborazione che poi è stata rifatta anche un'altra volta, e da lì ho cominciato a scrivere pezzi e collaborare con altri MC. Da questo è, diciamo, non sono stato esente da problemi, perché logicamente ogni MC poi, diventando più o meno famoso, prendendo più o meno contratti con etichette multinazionali, insomma tutte queste cose qua, non nascondo che magari ci sono stati problemi, un po' per uno, un po' per l'altro, di far uscire questo progetto in toto. Infatti ho dimostrato il fatto che adesso ho fatto questo EP con ben 10 tracce, e invece l'album, che credo uscirà tra novembre, dicembre, insomma quest'inverno, non voglio dare una data precisa perché con questo ci ho messo quasi 3 anni. Quest'altro credo e spero di farlo uscire quest'inverno, e ci saranno appunto 15-16 tracce, insomma un album normale. Allora, per quanto riguarda la scena, come la chiami tu, insomma anno zero, diciamo che un reset ogni tot credo che ci sia sempre, sia normale che ci sia, è giusto anche ripartire a un certo punto. Io ho vissuto, diciamo, l'epoca, la prima epoca d'oro dell'hip hop in Italia, del rap in Italia. Poi ho anche vissuto il momento quando ci siamo, perché mi ci metto dentro anch'io, un po' persi per strada, ci siamo un po' seduti, e poi appunto c'è questa nuova scuola, chiamiamola così, che sta facendo molto bene, e credo che la cosa positiva adesso sia che comunque la nuova scuola, tra virgolette, non è che manda a fare in culo la vecchia scuola, molti rispettano e prendono esempio dalla vecchia scuola per fare appunto le loro cose, e questo ha fatto in modo appunto di mischiarsi e di fare un melting pot tra quello che era vecchio e quello che è nuovo, ed è una cosa molto positiva. Per quanto riguarda invece la cosa che ho fatto con Axe e Graf, è stata una cosa puramente così, nata tra un bicchiere di vino e un panino, o una birra più che altro che un bicchiere di vino, e ci siamo ritrovati. Io forse sono stato un pochino al trade union fra loro due,
però non c'è stata nessuna difficoltà, non è che abbiamo dovuto scavalcare chissà quale montagna per fare questa cosa, è nata così e il bello è stato proprio farla, perché è nata così dal nulla, non abbiamo pianificato nulla, infatti il disco non è mai stato venduto, i singoli che abbiamo fatto, non è mai stato fatto un video, giusto ho fatto io un'icona da mettere su YouTube, non abbiamo lucrato su questa cosa qua e soprattutto non abbiamo risposto a tutte le provocazioni se non facendolo con la musica, insomma, e questo è quanto, questa era, diciamo, la parte bella del rap, che mi piaceva del rap, cioè quello di poter dire qualcosa e magari anche non prendersi troppo sul serio, che a volte fa veramente male. Accademia della Teste Dure è, più che altro sarebbe il gruppo di supporto AX, senza AX non credo che ci sarebbe un'Accademia delle Teste Dure, o meglio non ci sarebbe stata, magari adesso potrebbe anche esserci, non lo so, però insomma è nato tutto da lì ed è nato dal fatto che ci siamo trovati tutti quanti a suonare insieme e ognuno di noi magari ha dei progetti paralleli, vedi Guido con i The Styles, vedi io insomma facendo le mie cose, Spazio c'è il suo progetto solista, Ax lo conosciamo tutti, Zach comunque è un DJ che screccia con Alien Army, ha fatto diverse cose, chi è nell'hip hop da tanto tempo lo conosce, e Steve insomma un batterista che ha suonato anche con Irene Gra, insomma con un sacco di artisti, quindi anche qua ci siamo trovati tutti insieme, per non starci a chiamare uno a uno è meglio dire Accademia delle Teste Dure e ne chiami uno e ne prendi sei. Aia, qua questa è una domanda pesante, nel senso che io ho cominciato con la musica molto molto presto, per fortuna, avevo circa 16 anni, avevo intenzione di finire la scuola, facevo una scuola di informatica, un ITIS di informatica, che dopo il secondo anno ho smesso perché ho cominciato appunto a lavorare in discoteca, a fare il DJ così del weekend per i ragazzini, proprio perché ero un ragazzino anch'io. Tra l'altro la sera non potevo neanche lavorare perché per lavorare la sera ci volevano 18 anni, però il DJ diciamo del posto mi faceva fare l'apertura e poi mi mandava nanna e facevo la domenica pomeriggio ed è iniziato così, mi costruivo, ero molto appassionato di informatica, di elettronica, mi sono costruito il primo mixer da solo prendendo appunto uno schema, un mixer che era scandaloso però funzionava. E forse, non lo so, forse avrei fatto l'Eker, ecco, a pensarci adesso così avrei fatto l'Eker, questo avrei fatto. Oddio, supereroe, non lo so, anche perché non è che credo tanto nei supereroi, però forse vorrei essere un illusionista, magari fare un mago, un illusionista tipo Dynamo, non so se qualcuno di voi lo conosce, quello è il mio supereroe perché riesce a fare delle cose veramente che ti lasciano a bocca aperta. Mica una marzullata questa, una domanda che non mi hanno mai fatto e che sempre avrei voluto rispondere. Guarda, non lo so, fammela tu. Un saluto alla Casa del Rap per tutti i suoi utenti, vi saluto direttamente, guardate qua, dal palco dove fra poco ci sarà il concerto di J-Ax e l'Accademia delle Teste Dure. Ciao!